Per la rubrica dedicata ai grandi personaggi sportivi della Basilicata d'ogni epoca, eccezionalmente in onda di sabato, questa sera parliamo di un pilota che ha conquistato numerosi record, ispirato da un altro campione delle quattro ruote, suo padre, il servizio di Antonio Coronato. Molti vanno di corsa, in pochi sanno correre, pochissimi arrivano primi. Quella di Antonino La Vecchia è la storia di un uomo che ha fatto tutto questo. Ha corso, ha saputo correre e spesso ha tagliato per primo il traguardo. Il suo amore per le automobili è questione di istinto, non potrebbe essere altrimenti. Casa La Vecchia è più che altro un box dedicato ai motori. Il padre di Antonino, Leandro, gareggia nel Mondiale Marche tra gli anni 70 e 80 ed è una specie di mito per i lucani. Il figlio, nato nel 61, subisce il suo fascino e prova a imitarlo fin da piccolo, ma non gli basta giocare con i modellini. Ha appena 12 anni quando di nascosto prende in prestito la Fiat 126 della mamma per scorribande con gli amici. Gli piace rischiare, ma dopo un brutto incidente, per fortuna senza conseguenze, promette a se stesso di non correre più, se non in pista, con adeguate protezioni. La famiglia non è d'accordo, basta velocità, basta gare, è troppo pericoloso per una testa calda come Antonino. Ecco perché il suo esordio è clandestino, a Monza nell'85, in una gara del Porsche Club Italia con un'auto a noleggio mai guidata prima. Vince e capisce di essere un predestinato. Partecipa a un corso federale per ottenere il patentino da pilota, è il migliore e viene selezionato per un nuovo corso che premia il più bravo con un anno di ingaggio in Formula 3. La Vecchia è decisamente all'altezza, ma non all'altezza giusta, perché un ragazzo di 1,92 m non riesce neppure ad entrare in quei bolidi, e così il prescelto è Nicola Larini, che arriverà fino alla guida di una Ferrari in Formula 1. Antonino non ha sponsor, non può permettersi sempre di acquistare o noleggiare una macchina, e così gareggia solo vicino casa. In Basilicata si organizza una corsa all'anno e la vince sempre lui. Nell'87 è campione italiano in salita a Campomaggiore, si ripete l'anno successivo con il titolo europeo della montagna, si aggiudica anche un rally della Basilicata. Poi è ingaggiato da una scuderia di Mestre, ma il team fallisce. La delusione è tanta e le ambizioni restano in garage fino al 94. Quando arriva la svolta, Leandro La Vecchia capisce che il figlio è un grande pilota e decide di sostenerlo. Convince l'Alfa Romeo ad affidargli una 155 V6 DTM. Più che un'auto, è un proiettile, un cavallo imbizzarrito progettato per la pista che nessuno ha mai domato nelle gare di velocità in salita. Antonino ci riesce grazie ai consigli del padre e al lavoro di un team tutto lucano. Vince un campionato italiano della montagna nel 96, si ripete l'anno successivo con 12 successi in 12 prove. Poi il team Alfa Corse chiude i battenti, ma alla Fiat decidono comunque di puntare su di lui. Il potentino viene invitato a Torino per spiegare a ingegneri e tecnici con vere e proprie lezioni come si possa mettere a punto la 155 in modo così perfetto. Anche nel 98 La Vecchia vince tutte le tappe del campionato, ma le regole vengono cambiate in corsa e incredibilmente non si aggiudica il titolo. Per la delusione si ritira, chiude la carriera con 33 vittorie consecutive, è uno dei pochissimi piloti ad aver vinto più del 50% delle gare alle quali ha partecipato. L'automobilismo gli resta nel cuore, scrive per riviste specializzate, promuove corsi di guida sicura e fa della sua passione anche una professione nel campo della compravendita di auto. Giudica la sua carriera una favola a lieto fine, ma la parola fine non vorrebbe scriverla mai. Si sente sempre a disagio quando viene invitato come vecchia gloria ai raduni automobilistici. Sì, perché la voglia di tornare a pigiare sull'acceleratore c'è sempre, la stessa voglia che prova anche il padre Leandro, che ha più di 70 anni. L'amore per la velocità non ha età. I La Vecchia non smetteranno mai di andare di corsa.